Buona giornata, buona settimana e ben ritrovati per la prima edizione del telegiornale. Il capo dello Stato Mattarella ha partecipato a Locri domenica alla 22ª edizione dell'incontro con i familiari delle vittime di mafia organizzato da Libera di Don Luigi Ciotti. È stato forte il richiamo del capo dello Stato che ha sottolineato che i mafiosi non hanno il senso dell'onore o del coraggio e la lotta alla mafia deve riguardare tutti. Nessuno può pensare di tirare fuori. Un messaggio anche al mondo politico in cui deve essere impermeabile alle infiltrazioni e alle pressioni mafiose ed ogni zona grigia va azzerata. Sulla stessa linea il vescovo di Locri, il quale dice che le chiese di Calabria sono vicine al capo dello Stato e alla personale sofferenza per la perdita del fratello che, lo ricordiamo, fu ucciso dalla mafia negli anni Ottanta. Tra l'altro tutti gli intervenuti hanno messo in evidenza il ruolo del capo dello Stato e la vicinanza non soltanto ai familiari delle vittime, ma anche a tutti gli italiani. Le notizie dall'estero: adesso sale fortissima la tensione tra Turchia e Germania. Il presidente Erdogan ha accusato la Merkel di praticare metodi nazisti nei confronti di coloro che vogliono protestare per quanto riguarda il referendum che avverrà in Turchia. E tra l'altro l'ambasciatore turco ha formalmente protestato con la Germania per la manifestazione di domenica in cui si sono messe in evidenza anche alcune bandiere del PKK. Si apre un fronte di tensione anche con la Danimarca. Il ministro degli esteri danese ha reso noto di aver convocato l'ambasciatore turco dopo alcune rivelazioni di un giornale che avevano fatto presente di minacce ad alcuni cittadini turco-danesi che hanno criticato l'operato di Erdogan sui social. Ed ora una ampia pagina sportiva. Incominciamo con il calcio. Nella 11ª giornata di ritorno del campionato di eccellenza regionale pugliese, l'Audace Cerignola mantiene netta la vetta della classifica. I gialloblu, allenati da Francesco Farina, vincono solamente al 90esimo contro un Altamura bello e mai domo, grazie alla rete segnata da Altares. Consente così alla formazione ofantina di mantenere il distacco nei confronti del Bitonto, che è l'unica vera inseguitrice della squadra di calcio che sta facendo innamorare ormai da circa un anno e mezzo i propri tifosi. Con questo importante risultato ed a 3 giornate dalla fine, il cammino si fa in discesa per la squadra di Francesco Farina. Il basket: adesso si è conclusa la regular season del campionato di Serie C Silver che ha decretato gli ultimi verdetti. L'Olimpica Basket è nei playoff nonostante la sconfitta subita a Trani, in casa si va per dire, per le decisioni della FIB, sconfitta dalle Vieste con il punteggio di 70 a 64, ma si è qualificata per i playoff dove affronterà domenica prossima il Nardò. La Castellana Unas invece conclude la sua lunga cavalcata vincendo con il punteggio di 88 a 77 nell'ultimo derby provinciale della stagione contro il Manfredonia. Ed in chiusura il calcio di Serie A con la Juventus che mantiene il distacco nei confronti delle dirette inseguitrici Roma e Napoli. I bianconeri di Massimiliano Allegri hanno vinto in trasferta soffrendo a Genova contro la Sampdoria per 1-0 grazie alla rete segnata da Cuadrado. La Roma si riappropria del secondo posto grazie al successo interno all'Olimpico in posticipo 4-1 contro il Sassuolo. Il Napoli poteva a correre il rischio di venire ripreso dall'Empoli, ma si salva e vince 3-2 sul terreno del Castellani. Per quanto riguarda le squadre impegnate nella lotta salvezza, importanti successi per il Bologna che vince 4-1 sul Chievo. In chiave europea invece importanti successi per l'Atalanta 3-0 al Pescara, mentre la Lazio fa un 0-0 a Cagliari. Altro risultato di rilievo: la vittoria dell'Udinese contro il Palermo per 4-1. Ed è tutto per questa prima edizione del telegiornale. Grazie per la vostra attenzione. Prossimo appuntamento, come sempre, alle 14. A più tardi.